Ragazzi, benvenuti, bentornati sul mio canale. Io sono Magnus. Siamo sempre qui sui fan campioni FIFA 19 Carriera Atalanta. Mi fa molto piacere per i consigli che mi state dando. Però, per quelli che non hanno seguito la carriera dall'inizio, dovete sapere che do preferenza soprattutto a voi. Si chiama fan campioni perché ho introdotto alcuni nomi di voi. Perché vedete, già in partita, cioè in campo, ci sono Aldo, Gabriele, Achille, ce ne sarebbero anche degli altri. Vabbè, c'è Rosino, c'è Fabio, ce ne sarebbero anche degli altri, ma due si sono fatti già male. E speriamo che recupereranno in fretta. Naturalmente, questo vi invito qua sempre un super commento, un bel mi piace. Allora, il calciomercato ancora non è finito. Vi avevo già detto che avrei dato preferenza soprattutto anche a giocatori dell'Oriente, qualcuno della Cina l'abbiamo beccato, volevo più che altro puntare anche a qualche giapponese. Qualcuno mi aveva consigliato di prendere Skon, che ha 32 anni, ancora tanto giovane, dovrebbe costare poco, vabbè. Però c'è questo Akino e Kobayashi. Ma Kobayashi dove giocava? Io me lo ricordavo che era uno forte, cioè no, non è uno forte. Vabbè, il nome mi piace. Io, visto che sta finendo il mercato, proviamo a contattarlo, vediamo se lo riusciamo a prendere. I soldi ne abbiamo e anche parecchi. Quindi in teoria, ruolo squadra promessa, a 30 anni promessa. Va bene. Secondo me in Giappone hanno un'idea un po' 3 anni. Un po' diversa, eh. Allora, casa della Cistola no, ignoriamo. Stipendio 3-3. Ok, sì, accettiamo. Allora, ah, è la posta per il prestito. Che cavolo ho fatto con Kobayashi? Vabbè, Kobayashi l'abbiamo preso, ma forse era libero. Akino? Contatta per acquistare. Sapete che forse non possiamo acquistare più a nessuno? Vabbè, vediamo se riusciamo a beccare pure Akino. Magari poi riusciamo a vendere qualcuno. Facciamo veramente un mercato a bomba, eh. Quindi Kobayashi l'abbiamo preso. Offerta, scambio giocatore. Chi ci abbiamo a centrocampo che potremmo dare? Martin De Ron, Gomez, Matsumoto, Suzuki. Lo vuoi a Suzuki? Perché è stato un po' una delusione Suzuki. Vabbè, figuriamoci se. Che gli diamo? Questo ha 24 anni, Akino. 3 milioni, ma secondo me accetterai. Guarda che faccia sorridente, come per dire, t'abbiamo fatto fesso, è normale. Trattiamo, dai. Achino, Achino, Achino. Quanto gli diamo all'Achino? Speriamo che. No, io direi importante, perché Achino è anche giovane. In prima squadra. Vabbè, accettiamo, promessa, ok. Ah, promessa intendi questo, ok. 3 anni vanno bene? Ok. Sì, va bene anche per noi, accettiamo. Niente casa rescissoria, ok. 4 ore, 4 e 4. Mamma mia, ragazzi, sti giapponesi e sti cinesi non vogliono guadagnare una mazza. Vabbè, io direi di farci andare un po' avanti. E vedere come possiamo metterci in rosa a questo punto. Perché a questo punto sapete cosa facciamo? Ci abbiamo praticamente a tutti quanti. Ci abbiamo Achino che è un 63, che potrebbe naturalmente invidiare nessuno. Aspettate un attimo, perché facciamo così. Voglio capire che c'ha. Ha elevazione, resistenza. Quindi Kobayashi, Dostai, Kobayashi, ma Kobayashi, ah, Kobayashi se ne ha fatto una cavola tremenda, perché se no Kobayashi lo prenderemo in prestito alla fine, secondo me, eh. Ho sbagliato. Vabbè, Akino. Dove cavolo lo mettiamo, Akino? Lei sta là, ok. Io Akino lo metterei qua. E vediamo un pochettino. Io lo so che sto facendo dei cambiamenti, però non vi preoccupate, perché dopo alla fine poi faremo giocare tutti quanti. Vulei sta ancora qua, Vulei. Allora, caro Vulei, lo mettiamo al posto di Zapata. Poi magari vediamo un po' di fare qualche altro cambio. Chi si è infortunato? Masiello, ma porca miseria, ma perché offerta? Vabbè, comunque ci hanno fatto molte offerte. L'ultimo giorno di mercato, ok, capirai. Ma
Mi spiegate per quale motivo si stanno facendo male tutti quanti? Porca paletta, l'anno scorso abbiamo fatto un campionato col Perugia. Salvando la pace di qualcuno non si è fatto male mai nessuno. Mamma mia, quest'anno pare che si fanno male tutti quanti. Pure Masiello si è fatto male. Speriamo non per molto. Vabbè, prossima partita con chi la dobbiamo giocare? Col Cagliari, se non mi sbaglio, eh. Che bello il sole. Aldo, mi raccomando, vediamo di sbloccarci. Ma non si vede una mazza, quando è così io lo odio il campo. Allora, oh, guarda, questa è volte non capisco. Vai, Abe, vai, Abe. E andiamo, ragazzi, subito, Abe. I crocchi, Abe. È stata una bellissima giocata. Se non mi sbaglio, Gabriele gli ha fatto l'assist. Bravo, Gabriele. Ha tolto un paio di giocatori. Bella questa palla che hai tolto. La potevamo dare. Ce la fai? Vabbè. Vabbè, Gabriele, non fa niente, non fa niente. Meno male, meno male. Ok, attenzione, non lo fa scendere. Non lo fa scendere, non lo fa scendere. È caduto da solo, se non mi sbaglio. La mette in mezzo con questo pallone. Bravo, portiere. Allarga su. Bella questo triangolo, bello. Che peccato che non ci sono arrivato, ma era troppo forte. Chiudimi! Mamma mia. Probabile giallo in arrivo per questo intervento. Giallo! Ma sul serio? Vabbè. L'arbitro sta in cartellino. Questo è razzismo, eh? No, non c'era da aspettarselo. Probabile che decida di crossarlo nel mezzo. Ok. Incazzare. Vai, 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 vai. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non gliela dai, non gliela dai. Allora, vai Aldo. Ok. Oh, bella questa palla, bravo Abe, bravo Abe. E fatevi vedere. Ma che palle, sempre un mazzo tremendo ci avete, sempre un mazzo. Perdiamo palla. Vai Abe, vai. Vai Abe, vai. Oh, ma porca miseria, porca. Ma perché sempre così? Mannaccia, raga. Oh, ci va sempre male, sempre male, mannaccia. Bravo. Ok. Mannaccia, Abe. Ok. No! Ok. Ammazza che rinviata. Speranze per la formazione di casa di poter trovare il pezzo. Oh! Hanno il pallone che può valere la okay. Il quarto uomo segnala due minuti di recupero. Vai Aldo, vai! È buono, è buono. E andiamo. Assist man Aldo. Non fa niente, vabbè. Lo volevo cambiare a Gomez. Bella palla, bravo, bravo Aldo, bravo. Ah, sta inguaiato. Vabbè. Partita l'abbiamo giocata. Achino, come ha giocato secondo voi? Però Abe ha giocato abbastanza bene. Secondo me gioca meglio esterno così. Davanti gioca peggio, secondo me. Quindi manteniamoci sempre con Gabriele più avanti. Perché Gabriele forse ci ha i piedi un pochettino meglio. Comunque voglio dire soltanto una cosa, siamo a 42. Una partita in meno rispetto all'Inter. Cioè se dovessimo vincere, giochiamo con la spalla, potremmo far... praticamente arriviamo a 40. Ah no, 47 no. 45, vabbè dai. Comunque stiamo là, non è che stiamo completamente fuori. La squadra secondo me non sta giocando male. Sì, ok, giochiamo così. Allora, va bene così con Gabriele, Achille, Gomez. Gomez secondo me. Voglio fare un cambiamento. Perché Aldo tende costantemente ad arretrare. E se mettessimo Gomez prima punta? Vule lo facciamo entrare nel secondo tempo perché... Non è che mi ha tanto soddisfatto, eh. Andiamo un po' così, dai. Poi normalmente cambieremo sicuramente. C'è quest'ombra bellissima. Aia! Santo Manuel. Ok, ok, ok. No, ma dai! Perché c'hanno sempre un culo tremendo? Cioè, ma
che si è mangiato la spada, raga? Che... E basta, però. Palla messa in mezzo. Ehi. E va bene, ragazzi. Allarga sopra, allarga sopra, vai. Vai Gabriele, vai. Vai Gabriele. Potevano portarsi a più due e gestire meglio il risultato. E vai, Achille, vai. No, ma perché se... Vabbè, ma io non... Cioè, questa cosa, per esempio, è stranissima. Aldo, che cavolo fa? Aspe, aspe. È buona, è buona, è buona. Bella la verticalizzazione. Ma non è finita. È arrivato il fisico. Ho visto. E vabbè, però guarda là, cioè se mi sbagliate 50 passaggi. Che? Ma dai, è... no. Sì, vabbè. Qua ci inventiamo i falli, qua ci inventiamo proprio i falli. E ci buttiamo a sinistra? Vabbè. Eccolo qua. Un gol adesso. Ma porco. Quello ha spinto, eh. Quello ha spinto là, quello ha spinto. Dai. Ok. È buono, è buono, è buono. Siamo tutti quanti in mezzo, guarda. Niente da fare, niente da fare. Non entra niente, non entra niente. Quando lo segniamo sul calcio d'angolo? Mai. Attenzione, aspetta, aspetta, aspetta. Ma perché? Vabbè. Ehi, Aldo, non è veloce. È l'occasione per tornare in partita. E che palle, mamma mia. Bravo Achille, bravo. Palle. Qualcuno deve pure sacrificarsi, no? È nostra, dai, avanti. Concessa dunque la rimessa laterale. Forza. Iniziamo, allarga, allarga subito giù, bravo ragazzo. Zappa. Tocco verticale interessante. Trova bene la profondità. E andiamo. Entra, ed è gol. Hanno completato una forza, forza, forza. Può avere questo un effetto sul... Vai Abbe, vai. Vai Abbe, stai inchiodato per terra. L'Atalanta giocherà contro il Milan. Ho come l'impressione. No, mannaccia la miseria Achille, mannaccia la miseria Achille. Il tecnico per la sostituzione. Pallone in profondità, pallone profondo, pericoloso. E dai, mannaccia, forse la dovevo passare la mannaccia. Vabbè, 2 a 2, fa niente, dai. Abbiamo sprecato tantissimo. Il problema di Abbe, secondo me, è che stava stanco. E forse lì avrei dovuto passarla, eh. Vabbè, fa niente. Il Milan non ha giocato, però, eh. Quindi non è una cosa buona. Fa niente. Se riuscisse a migliorare un po' alcune cose. Come siamo? 43-47. No, mi sa che gli altri hanno pareggiato forse. Sarebbe molto importante. Ah, ok, il Napoli sta. Ah, avevo visto il Napoli. Si può avanzare, ma ha fatto una partita in più. Sarebbe importante vincere col Milan perché agguantiamo e ci avviciniamo un pochettino. Meglio così. Allora, la prova con Gomez a prima punta non ha funzionato. Io giocherei sempre così, l'unico cambio lo farei in difesa, perché a me questo non è che mi convince tanto. Il problema è che è l'unico difensore che abbiamo, non ce l'abbiamo altri, no? Mi sa che così, perché purtroppo Masiello praticamente è morto. Vabbè, giochiamo così, dai. L'importante è vincere. Quindi giochiamo bene. Seguito. C'è. C'è. To! Portiere. Mamma mia, mamma mia. Occhio ai riflessi, Pier, davvero una parata. Stiamo giocando male. Può essere il gol del vantaggio. Ok, ok. Non c'è nessuno. Aldo sempre troppo, sempre troppo. Non fa fallo, non fa fallo. Ok. Vabbè, no, se no, sono. Mezzo. No, l'hai perso, l'hai perso. Ma perché? Passato via bene dalla difesa. Ah. Rigore. Dai, no, vabbè. Ti butto a destra? Ok. E vai, vai Achille, vai. Mannaccia, si è fermato Gomez. Su, su. Ma che cazzo? Occhio alla possibilità.
Zitto. Ma che brutta palla, senza salute proprio. Quando passi sta palla così ti ammazza. Ok, è una cosa. Vai Achille, vai. E c'è nessuno? Che gol ragazzi, grandissimo. A giro, bello, bello, bravo Abe. Oh, quest'Abe. Ok. Allarga sopra e andiamo. Vai, che sei andato in profondità. Ecco. Ok, no. Non me ne andare da adesso perché non la prenderai mai. Oh, è buona. È buona. Palla filtrante molto interessante qui. Ma porca di quella miseria, ma perché? E vai. No, come fai a fare uno stop del genere, Gomez? No, perché ti sei fermato? Vai, Abe, vai, Abe, vai, Abe. Io ti sfrutto tanto su questa fascia, sei un campione, sei. Pallone profondo, pericoloso. Pallone in gioco, attenzione. Mannaggia, non c'è nessuno là su quella fascia. La quantità di decibel è cresciuta. Ok. Stanno letteralmente trascinando la loro squadra verso il gol. Mi dovete far vedere. No, non mi fare incazzare che perdi la palla così. Un altro ottimo passaggio. Si giocherà ancora per due minuti. Tezio. Samo Castillejo. Entra. Ultima speranza per arrivare al pareggio. Ma se pareggiamo adesso mi incazzo, eh. Che cavolo. Questa può essere una delle ultime occasioni. Occhio al corner. Occhio, spaziamo. Arbitro fischia. Sono bastardo, non fi. E andiamo. Questa è una partita da vincere e l'abbiamo vinta. Gran bel gol di Abe. Abbiamo fatto 4 tiri e loro 5. Possesso palla 5. È stata combattuta, secondo me. Ma si poteva vincere, pareggiare. Forse giusto sarebbe stato pareggio, però. L'importante è che abbiamo vinto. Voglio vedere un attimo come siamo messi in classifica e quanto abbiamo recuperato. Perché adesso in pratica siamo 49, 47, 46. Cioè il Milan comunque sta sempre là. Però è importante perché stiamo sempre... Non molliamo alla vetta. Naturalmente questo è il video, questo è il video. Mi raccomando, un bel mi piace. Ci vediamo al prossimo video. Bye.